Siamo qui al Salone di Ginevra, che ha riaperto i battenti dopo 5 anni, dovuto al Covid, eccetera. Finalmente ha riaperto i battenti. Lo stand protagonista di questo salone è quello della Renault e con noi c'è l'amministratore delegato di Renault Italia, Raffaele Fusilli. Ovviamente abbiamo Renault ha diventato protagonista perché innanzitutto l'auto dell'anno è stata proclamata poche ore fa e poi c'è R5. Allora, raccontaci innanzitutto di Scenic Electric. Beh, oggi siamo veramente straorgogliosi perché Scenic è auto dell'anno 2024 ed è un riconoscimento straordinario al lavoro che abbiamo fatto su tutto il mondo dell'elettrico, quindi a livello di ingegneria, a livello di design, a livello di contenuti tecnologici. È veramente Scenic la macchina del segmento C per famiglia che consente con un'autonomia di oltre 600 km di fare un viaggio senza pensieri, quindi siamo veramente strafelici ed è un grande orgoglio. Quindi quello che diceva De Meo prima in presentazione, che la democratizzazione, diciamo, dell'elettrico è nel vostro DNA, insomma, è la vostra missione. Sì, è un po' la missione che abbiamo, rendere l'elettrico democratizzato ma anche pop, e la Renault 5 di oggi, esatto, che presentiamo oggi è proprio la massima espressione di questa volontà. E difatti raccontaci l'R5, che è veramente appena stata unveil, come si dice in inglese, devo dire da parte mia che avete fatto un ottimo lavoro, perché tutto sommato rispetto alla Concept che abbiamo già visto, quella vera non è cambiata tantissimo. No, quindi assolutamente. Vuol dire che... Assolutamente, ma per me l'R5, io ho un rapporto, come dire, di passione pura con l'R5, perché è stata la mia prima auto, è stata l'auto dove per la prima volta ho fatto l'amore, quindi puoi immaginarti come io la viva. Quindi è un viaggio nel passato, nella mia gioventù, ma proiettato nel futuro, perché la macchina è estremamente moderna, piena di contenuti tecnologici, divertente, innovativa, ma nello stesso tempo mantiene le radici nel suo passato iconico. E questo la rende unica. Renault 5 è una macchina magica, è la macchina in cui immagino che i giovani possano andare a prendere l'aperitivo vantandosi in qualche modo di guidarla. Una macchina di cui qualcuno si può identificare anche, cioè lo stile di vita si identifica un po' nella macchina. Sì, assolutamente, è una di quelle poche auto che possiamo dire non è tanto importante cosa è, ma descrive chi sei tu. Questo secondo me è la magia di una macchina del genere. Con questa è entrata in un segmento difficile, perché il segmento B, dove la gente si aspetta grandi auto, piccole grandi auto con un prezzo accessibile. Come vi porrete sul mercato rispetto a questo fattore? Grazie al lavoro fatto dall'engineering e da tutto il team, noi siamo in grado di uscire con questa macchina ad un prezzo che sarà inferiore ai 25.000 euro, mm-hmm. Quindi già estremamente, estremamente abbordabile per un audience vasta. E questo è molto importante. Miglioreremo ancora in futuro, abbiamo un obiettivo con Ampere di ridurre del 40% i costi delle auto elettriche da qui al 2027, e quindi questa vettura è veramente l'avamposto della popolarizzazione dell'elettrico che è nel DNA dell'azienda. Nasce elettrica su piattaforma nativa elettrica, quindi sì. Così per sfatare, non ci sarà una versione endotermica o ibrida di questa dell'R5? No, non ci sarà, è una versione elettrica. La nostra strategia è avere in ogni segmento una proposta elettrica e una proposta termica, pensiamo a Clio su questo segmento, piuttosto che Captur, e quindi è una strategia ben definita, perché la nostra piattaforma Ampere Small, che è nativa elettrica, ci consente di ottenere tutti quei vantaggi che una piattaforma elettrica può avere, quindi dimensionamenti, spazi, efficienza, e questo è quello che portiamo a casa grazie a questa strategia. Ordini aperti da? Gli ordini saranno aperti entro l'estate, quindi la disponibilità poi in autunno dopo l'estate. Quindi nei concessionari dopo l'estate, in autunno. Perfetto. Ringraziamo Raffaele per questo momento che ci ha dedicato, e lasciamo i suoi impegni, che qua c'è tanta gente che ti cerca. Grazie. Buon lavoro. Ciao.